e quindi ci sono, come dire, delle frapposizioni burocratiche che impediscono in un certo senso questo diritto costituzionale. Ma la questione più importante in una raccolta firme, che in 90 giorni deve far sì che si superino il 500.000 di firme, firme che sono autenticate da avvocati, notai, cancellieri, consiglieri regionali, provinciali, comunali, deputati, quindi una ulteriore difficoltà per vidimare e certificare queste firme. Tutto questo avrebbe un senso se la comunicazione dello Stato consentisse ai cittadini di conoscere il tema, il perché migliaia di persone si mobilitano per arrivare a coprire un minimo di 500.000 di firme per consentire poi il diritto al voto alle persone. Sappiamo che non finisce lì, perché raccolte le firme, certificate il numero delle firme, raccolti i certificati di iscrizione elettorali per ogni firma, quindi 500.000 di firme. Noi abbiamo fatto il calcolo, abbiamo già prenotato dei furgoni centralmente, perché stiamo parlando di 46 metri di carta che dobbiamo portare alla Corte di Cassazione per il calcolo. Quindi stiamo parlando di uno strumento complicato ma anche importante, e quindi è chiaro che la comunicazione dovrebbe essere fondamentale, un diritto costituzionale anche quello. Noi chiederemmo, avremmo chiesto che il servizio pubblico avesse reso note le scelte, le motivazioni del perché vogliamo poi null'altro che il rispetto anche qua dell'articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra, null'altro, nulla di più, perché quel verbo ripudia significa che la guerra non può essere consentita per risolvere le questioni tra gli Stati, ma come italiani, come Costituzione italiana, ripudiamo la guerra come strumento. Sappiamo che questa guerra, poi ne parleranno gli altri oratori che assieme a me hanno l'onore di rappresentarvi, e questa guerra ha delle risultanze quotidiane di centinaia di morti. Le ulteriori notizie di queste ore possono far precipitare ulteriormente il tema direttamente in un conflitto nucleare, e mentre noi siamo qua a manifestare la gente è al mare, tranquilla, non capisce il rischio che sta correndo, ma non lo capisce perché non è informata, non si sanno queste cose, ed è per questo motivo che noi siamo qua per raccontare una verità vergognosa. La radio televisione italiana non supporta minimamente questa iniziativa, ha praticato una volontà totale di censura, e guarda caso è proprio la radio televisione italiana metà del centrosinistra, perché noi abbiamo cominciato a raccogliere le firme a fine aprile, e quindi c'erano ancora, diciamo, i capataz nominati dal centrosinistra, dal 5 Stelle, e poi adesso sono arrivati i capataz nominati dalla destra. Non cambia assolutamente niente. C'era il silenzio prima, c'è il silenzio adesso. Ed è per questo che noi denunciamo questa vergogna, ma non è che solo la denuncia, noi sappiamo che continueranno fino alla fine a non passare un minuto, un secondo su questa grande prova di democrazia. Però dato che siamo anche militanti, conosciamo la politica, Democrazia Sovrana e Popolare, che appoggia questo referendum, capitanato da qua il presidente Enzo Pennetta, ripudia la guerra, a cui davvero va un forte applauso per quello che ha fatto, è una forza politica in crescita. Io ho passato tutta la mia vita a chiedere, quasi Fulvio Grimaldi con noi che conosce questa vicenda, che il servizio pubblico dello Stato fosse a disposizione del pluralismo delle opinioni, della criticità anche dei pensieri. Ebbene, loro ci cancellano come se non esistessimo, e quindi io che ho fatto la battaglia affinché la RAI non venisse privatizzata, la RAI fosse un servizio pubblico, adesso faccio qua una promessa, cari signori, Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare,
Francesco Toscano contano molto poco. Sappiate, signori, che quando riusciremo a far chiudere la RAI, perché piuttosto di avere un servizio pubblico che fa solo propaganda, è meglio che andiate tutti a casa. Noi faremo di tutto perché la RAI chiuda e che la gente non paghi più una lira per il servizio pubblico che fa schifo. Questa è la nostra promessa modesta. Noi contiamo poco, ma per quel poco che contiamo faremo di tutto per fottervi. Francesco Toscano. Vedete che